Ciao, qui è Antonio Perico, business coach e fondatore dell'azienda Business Coaching Italia. Oggi voglio rispondere a una domanda che mi ha fatto un imprenditore amico qualche giorno fa. Mi ha chiesto: ma qual è secondo te la caratteristica che unisce tutti gli imprenditori, che condividono tutti gli imprenditori di grande successo? Beh, la risposta è: non esiste la caratteristica, ovviamente. Non esiste una sola caratteristica che condividono tutti questi imprenditori di grande successo, imprenditori oppure manager di grande successo, ma ci sono più caratteristiche che di solito sono presenti nella maggior parte delle persone di successo. Quando parlo di imprenditori di successo, ovviamente intendo sia gli imprenditori sia i grandi manager che gestiscono o che hanno gestito grandi imprese. Uno tra tutti, il nostro italiano è ben amato e tanto pianto compianto Sergio Marchionne. Allora, le caratteristiche sono varie, non ce n'è una, è un mix di competenza, comportamento e atteggiamento mentale che fa dell'imprenditore o del manager, imprenditore o manager di reale successo, che ottiene veramente un clamoroso successo. Il primo fra tutti, la prima caratteristica fra tutte è la tenacia. Cosa intendo per tenacia? La tenacia è la capacità di andare avanti quando tutti mollerebbero. È risaputo ormai anche da pubblicazioni scientifiche che di fronte a un cambiamento si passano una serie di fasi, e una di queste è certamente la confusione. Successivamente si va verso la resistenza e poi si arriva a un punto di tono emotivo anche basso in cui si vorrebbe mollare. Beh, lì è quella zona, quell'area, quel momento è definito dagli autori stessi della curva del cambiamento, la valle della morte, perché dove muoiono, dove vengono fermati, dove si bloccano tutti quanti i progetti più importanti, dove si bloccano la maggior parte delle persone. In realtà l'imprenditore di successo di solito è una persona che è tenace, quindi che riesce ad andare avanti, a superare questa fase di stanca in cui vorrebbe mollare, perché anche il miglior imprenditore, la persona di maggior successo, vive dei momenti in cui mollerebbe tutto e se ne andrebbe a fare un giro in bicicletta. In realtà continua ad andare avanti e questo gli garantisce molto più possibilità di successo della maggior parte delle altre persone. La tenacia è fondamentale. D'altronde tutti quanti voi, sicuramente tutte le persone che mi ascoltano, conosciamo sicuramente un imprenditore che non era particolarmente geniale, preparato, chissà che, però che si è messo lì, ha lavorato sodo e poi col tempo è riuscito a ottenere i risultati. La tenacia è certamente la caratteristica principale ed è molto più importante la preparazione. Questo significa che non è importante essere preparati, ovviamente se conosci qualcosa la riesci a dominare meglio, ma la tenacia è più importante, viene prima della preparazione. È pieno di persone estremamente preparati che però mancano tenacia e non riescono a portare avanti l'attività. La seconda caratteristica degli imprenditori di successo è certamente il fatto che si circondano di persone migliori di loro, e questo lo vedo, se io lo vedo in particolar modo perché per il lavoro che faccio noto tantissimo questa caratteristica. Di solito gli imprenditori, quelli smart, quelli veloci, quelli che poi ottengono successo, sono molto ben predisposti a ottenerlo, cioè sono persone che sapete, no? Quelle persone che quando le incontrate sapete che avranno successo nella vita. Beh, di solito sono persone che stanno attente a circondarsi di persone migliori di loro. E questo perché sono consapevoli che dove non arrivano loro possono arrivare grazie alle competenze altrui, quindi stanno attenti a fare la spesa. Diceva mio nonno: frequenta chi è meglio di te e fa la spesa. Un detto popolare che però funziona, è vero, e per gli imprenditori di successo è assolutamente vero. Cercano di circondarsi di persone migliori di loro per poter utilizzare le competenze e le capacità altrui a servizio e in maniera fruttuosa per il proprio business, per far rendere florida l'azienda e quindi assicurare anche benessere alla società e ai propri dipendenti. Terza caratteristica estremamente importante è che questi imprenditori di solito cercano sempre nuovi stimoli. Non significa che vanno a cercare sempre cose nuove, ma cercano in continuazione nuovi stimoli. A me, per il lavoro che faccio, molto spesso confrontandomi con gli imprenditori, mi viene da dare uno stimolo, da dire una cosa, a volte ovviamente ottengo delle resistenze. Però con gli imprenditori, in particolare con gli imprenditori più smart, quelli là che poi sono quelli anche che hanno più successo, di solito ogni volta che dico qualcosa che non viene recepito subito, vedo che dopo un po' viene recepito, quindi dopo un po' l'imprenditore ritorna sull'argomento, vuole ritornare a parlare di quella cosa, vuole approfondirla perché è stato stimolato, quindi è stato lì, ci ha riflettuto e questa cosa gli tornava in qualche modo, ci ha voluto riflettere e poi ne vuole riparlare perché la trova interessante. Quindi l'imprenditore è aperto e cerca anzi nuovi stimoli. Per esempio, questo è un motivo per cui i grandi imprenditori, quelli di più successo a livello planetario, di solito hanno un coach, un business coach, qualcuno cioè che li continui a stimolare e li faccia rimanere sul pezzo.
Abbiamo parlato di nuovi stimoli, dobbiamo parlare di una cosa molto importante. Questa forse è la base su cui si fonda il successo a lungo termine di un business. E parlo a lungo termine, intendo veramente a lungo termine, ovvero l'etica e la disciplina. La maggior parte, forse tutti gli imprenditori che hanno un grande successo, soprattutto che mantengono questo successo a lungo, sono persone estremamente etiche. Non significa soltanto che fanno le cose legali, ovviamente, lo do per scontato, ma che hanno un'etica del lavoro, un'etica del comportamento nei confronti degli altri estremamente disciplinata e sono anche molto disciplinati nelle attività che fanno. Questa è una caratteristica ovviamente che si può allenare. Quando incontro imprenditori che sono carenti da questo punto di vista, so di doverci lavorare perché è una delle caratteristiche critiche che fanno una grandissima differenza a medio-lungo termine. Inoltre, gli imprenditori più clamorosamente efficaci creano sistemi. Ho conosciuto in America un imprenditore che disse: io mi registro tutto quello che dico, pretendo che venga sbobinato perché da lì creo procedure e sistemi, perché io una volta che ho detto una cosa non mi voglio ripetere, non voglio rilavorare una cosa che già ho detto. E concentrato continuamente, le persone che hanno creato grandi imprese sono concentrate continuamente a creare un sistema, a fare in modo che le cose funzionino senza di loro. Al di là della delega, che è importante, fondamentale, eccetera, ma proprio a creare un sistema, un metodo per cui le cose vadano avanti in maniera quasi automatica. Inoltre, gli imprenditori di grande successo stanno sempre molto attenti al cambiamento. Sono noti i casi in cui aziende, CEO, manager non hanno visto il cambiamento e hanno perso miliardi di dollari, per esempio il caso di Blockbuster che rifiutò l'offerta di comprare Netflix, oppure la Nokia che non ha visto la possibilità di utilizzare il software, la tecnologia degli smartphone che oggi tutti quanti utilizziamo e Nokia è ancora in ritardo. Bene, questi sono tutti i casi in cui la non visione della novità, la non apertura alla novità ha portato le aziende a essere carenti. Gli imprenditori di grande successo stanno attenti alle novità, stanno attenti ai trend di mercato, fanno caso ai cambiamenti climatici, non fanno la fine dei dinosauri. Poi l'ultima caratteristica che voglio citare è il divertimento. Amano lavorare, amano fare quello che fanno, cercano di divertirsi, vogliono divertirsi, prendono la vita come un gioco, sapendo che ogni volta che migliorano ci saranno difficoltà sempre maggiori, perché se la vita è un gioco, probabilmente è un videogame. Ogni volta che superi un livello c'è un livello ancora più difficile. Ma affrontano la vita e l'attività lavorativa come un gioco e quindi si divertono tantissimo, e questo li assicura di mantenersi appassionati al proprio lavoro. Bene, queste sono le principali caratteristiche che io ho osservato, che ho potuto stimare tra gli imprenditori che conosco e quelli di cui ho letto, e che possono assicurare anche a te di ottenere un grande successo. Poche caratteristiche, ma che se ci si allena a mantenere possono cambiare completamente in maniera critica i tuoi risultati nel tuo business. Buon business a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!